Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Undertale, episodio numero 12, signori. Allora, prima di partire col video vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di fare un salto sul secondo canale, mi trovate come Maullo941bis, vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sempre lì sia su Instagram che su Facebook come Maullo941, tramite i social vi informo su quando escono in live i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola. Di solito qui su YouTube mi trovate ogni sera alle 21. Ultima cosa, date un'occhiata ai link in descrizione per rimanere sempre collegati con il canale. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con questo nuovo video. Ok, allora, l'ultima volta, signori, siamo finiti, dopo uno scontro con Udin, siamo finiti nelle discariche. Ma io posso scendere di qua? No, di qua non ci posso proprio andare. Qua c'è qualcosa da guardare nella discarica, masse di rifiuti, ci sono parecchie marche che riconosci, niente. Non possiamo, però aspettate, l'ultima volta dietro la cascata si nascondeva qualcosa, riesco a vedere qualcosa? No, non c'è assolutamente niente da vedere dietro la cascata. Va bene, ok, basta chiacchiere, andiamo. Ok, altri rifiuti, ammassi di rifiuti, sono parecchie marche che potresti riconoscere, ripete sempre le stesse cose. La bicicletta, riposi la mano sulla bici arrugginita, il cax emette uno starnazzo di disperazione. Che cosa carina. Andiamo avanti, signori, questo che cos'è? Un computer ammaccato, l'interno è vuoto, ok, si sono già portati via tutto. Una cassa, c'è un minifrigo, non ha la marca e mostra segni di sciupamento. Dentro ci sono un paio di barrette di cibo spaziale surgelate. Ne prendi una? Ma sì, mangiamoci il cibo. Porti troppi oggetti. Ma porca miseria. Oggetti. Che buttiamo, signori? La pugno carta, che sono inutili. La pugno carta. Butta sta pugno carta. Fu così che servivano la pugno carta, invece. Va bene. Sì. Piglia il cibo. Può tornarmi utile di più il cibo. Questo che è? C'è una confezione di un anime in DVD. I bordi sono segnati da artigliate disperate. Mamma mia. Questa l'avevamo già vista da qualche parte. Può essere? Sembra un comune fantoccio d'allenamento. Fantoccio d'allenamento. Vuoi picchiarlo? Sì, picchiamolo. Tira un pugno al fantoccio. Chi se ne importa? Boh. Cosa è successo? No, mi sa che il fantoccio... Lo sapevo. Il fantoccio si è arrabbiato. No. Idiota. Pensi di poter ferire me? Sono un fantasma che vive in un fantoccio. Forse era meglio lasciarlo stare. Anche mio cugino viveva in un fantoccio. Finché non sei arrivato tu. Mio cugino viveva in un fantoccio? Quando ci hai parlato, pensava che avrebbe fatto una bella chiacchierata. Ma le cose che hai detto... Ma quando? Orribili, sconvolgenti, incredibili. Incredibile! Sciabolata morbida. No, quello è piccinini. Lo hanno fatto fuggire dal fantoccio. Umano, farò fuggire la tua anima dal corpo. No, signori, no, ma perché? Fantoccio pazzo sbarra la strada. No, proviamo a risparmiarlo, signori. Fiacco. Ok, va bene. Cerchiamo, no, cerchiamo. No, dai, funghi da sotto, no, però, che cazzarola. Ah, tonti, occhio a dove mirate i colpi magici. Va bene. Ehi, tu, dimentica quanto ho detto sulla magia. Fantoccio, risparmiamolo. Ti batterò e ti prenderò l'anima. No. Salviamo il fantoccio, signori. Salviamo. No, dai. Mi sta ammazzando del brutto. No. Risparmio, lo userò per andare oltre le barriere. No, signori. Allora, siamo messi piuttosto maluccio. No, porca miseria. Porca paletta ambriaca, signori. Vedete, a non lottare contro i nemici. Perdiamo. Abbiamo perso. La possibilità di stare nella vetrina di un bel negozio. Io non so se questo lo possiamo salvare come abbiamo salvato gli altri. Non lo so, signori. Però forse siamo stati fortunati questa volta. Sì, siamo riusciti a evitare. Aspettate, fantoccio pazzo fa il bullo coi proiettili. Risparmia. Tutto quello che voglio sarà mio. Sì, come dici te, fantoccio. Noi però evitiamo decisamente. Però se qui riusciamo a tirargli i colpi sopra. Fantoccio pazzo guarda in uno specchio, poi ti guarda con la stessa espressione. Risparmia. Già, suppongo che vendicherò mio cugino. Ma chi è tuo cugino? Non lo conosco. No, troppa cacciare, signori. Troppi colpi. Si sta colpendo da solo.
Si sta colpendo da solo, noi lo continuiamo a risparmiare. Com'è che si chiamava? Ma non lo sai nemmeno te come si chiama tuo cugino e te la pigli con me. Te la stai a pigliare con me che non c'entro niente. Paccio ricopre la finestra del dialogo di Cotone. Risparmiamolo. Chissene. Vai. No, signori, è finita. È finita. 13 di vita. 13 di vita. Fiacco. Ma fiacco chi? Ma come ti permetti? Fiacco, mi dice. Continuiamo a dargli pietà, signori. Fiacco. Dobbiamo riuscire a colpirlo. Però se lui fa così, noi non lo colpiamo. Ok. Si colpisce da solo. La cosa carina è che si colpisce da solo. Ok. Risparmiamolo. Sciocco. Ok. Ripete sempre le solite cose. Ok. Sono tanti bei colpi e non siamo riusciti a farlo colpire. Mannaggia, dobbiamo colpirlo. Ho capito. Sciocco. Va bene. Come dici te, zio? Come dici te? 8 di vita. Siamo morti. Risparmia. Penoso. Ma porca. No, dovevi sparare di qua. Ma porca miseria. Risparmia. Io devo mangiare una barretta. Mannaggia. Di qua. Spara di qua. Allora, l'abbiamo colpito. Distruzione, l'abbiamo colpito. Oggetti, mangia qualcosa. Caglio. Mangia il caglio. Oh, abbiamo recuperato un po' di vita. Meno male. Fiacco. Va bene, zio. Non ti preoccupare. Dammi del fiacco. Spara di qua. Ok, zio. Dove lo pigliamo? Ok. E voi? No. Tonti, troppo bordello. Ricordate che vi ho detto di non colpirmi? Beh, falliti, vi licenzio. Verrete tutti rimpiazzati. Ma come? Sta a ridere. Dobbiamo risparmiare il fantoccio. Ora vedrai la mia vera forza. Ma porca miseria. Contare su chi non è immondizia. Rombi meccanici, ho paura. Robot fantocci, missile magico. No! L'abbiamo colpito di nuovo. Dai così, risparmia. Dai. No, ma così è impossibile, dai. Ma così è impossibile. 17 di vita. Ma così era impossibile, signori. Dai. Oh, siamo riusciti a colpirlo. Dai così. Siamo riusciti a colpirlo, non so neanche come ho fatto. Dai, basta, fantocci robot. No, vabbè, dai, ma che è? Pazzia? No, ma è pazzia. No. Preso più di una volta, basta, non ci credo. Oh, forse è finita. Questi sono anche peggio degli altri. Abbiamo solamente 7 di vita, signori. Chissene, ma che problemi ha? Non mi servono gli amici. No. Ho i coltelli. No. Aspetta. Aspetta. Non. Ho più coltelli. Un solo coltello. Ma chi è? Ma non ha importanza. Io dovrei. Nessuno dei due. Dei due nuoce all'altro. Resterei bloccato a combattermi. Per sempre. Ma anche no. Per sempre, è impazzito, signori. Il fantoccio è impazzito. No, si sta colpendo da solo. No, aspettate, evitiamo questi colpi. Che diavolo è? Che cosa sta succedendo, signori? Noi siamo rimasti con 7 di vita, è una cosa terribile. Erg, piogge acide. Oh, al diavolo, me ne vado. Ma cosa cazzarola è appena successo? Scusa. Vi ho interrotto, vero? Ma chi? Il tuo amico è andato via appena sono arrivato. Oh no, sembrava che voi due vi stesse divertendo. Oh no, volevo soltanto salutare. Ma chi è? Oh no. Beh, ora vado a casa. Ma chi sei? Oh, sentiti libero di venire anche tu se vuoi. Ma senza pressione. Capisco se sei occupato. Fa niente, tranquillo, pensavo solo di offrirtelo. Sì, non ci ho capito assolutamente niente, abbiamo incontrato un pazzo. Attenzione, salvataggio! No, parliamo con lui. Ehi, casa mia è quassù, nel caso voglia vederla, o nel caso non voglia. Io per sé, nel dubbio,
Nel dubbio, io salverei, signori. Per questo video mi fermerei qui. Abbiamo combattuto con un fantoccio, che è stata una cosa assurda. Abbiamo un fantasmino che ci sta invitando a casa. Cose strane succedono sempre di più in questo gioco, però noi andiamo avanti senza paura. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!